Benvenuti testimoni oculari del mio tagliando, il tagliando dei 60. La resistenza l'abbiamo studiata sui libri di scuola, ma noi l'abbiamo praticata. Questa ostinazione l'abbiamo fatta nostra e abbiamo fatta una bandiera. Ridevano di noi, ci guardavano con sospetto quando attraversavamo la loro vita, devo dire abbastanza triste, una vita, se volete, di rispetto, ma in qualche modo programmabile. Noi che cosa abbiamo fatto? Una cosa semplicissima: abbiamo dato sfogo all'istinto, questo istinto che si dice sia animale prima che umano. Ma pensate, senza l'istinto, questi poveri animali, che già sono braccati per la loro bellezza e per la loro superbia di quando solcano il cielo con quelle ali micidiali, grandi, avvolgenti. Noi siamo stati anche quelli, in un orizzonte pieno, se volete, di turbolenze. Ma poi tutto sommato ne valsa la pena, perché quando si cade, rialzarsi è meraviglioso. Dai miei trascorsi come in abiti borghesi, insomma, ho detto una cazzata, ragazzi. Insomma, quando intendevo dire, da quando solcai il palcoscenico, da quando me ne appropriai, da quel momento in poi lasciai Roma promettendo che sarei tornato ad abbracciarla, a ringraziarla per tutto quello che mi aveva reso, che mi aveva consegnato. E andai. Una delle tappe singolari e significative di quegli inizi fu Bologna, che si rubò una parte del mio cuore. Non contestiamo, perché Renato vi ha fatto fare bella figura in una bella parte del mondo, non tanta, ma Brasile, Germania, siamo andati pure fuori in tempi non sospetti, quando anche l'aeroplani, quando ci montavo sopra, facevano: ma perché ci è toccato a noi questo? Insomma, voglio dire che Bologna raccolse con intelligenza, queste non so di Bologna, noi siamo di Bologna, raccolse con intelligenza questa mia disperazione. E in Emilia Romagna poi cominciai proprio a mietere un certo successo. Bologna oggi è tornata qui, su questo palcoscenico, perché mi ha promesso un regalo. Vediamo di che si tratta. Oddio, fammi vedere cos'è.